l'Italia. Un vero scrigno di tesori, leggende, segreti e misteriosi manufatti. Oggi ne esploreremo tre davvero eccezionali. Cosa si cela dietro a questi affascinanti reperti? Scopriamolo insieme mentre ci immergiamo nel passato misterioso del bel paese. La pergamena che esaudisce i desideri. Nel cuore di Cava dei Tirreni, tra le ombre degli edifici antichi, si cela un enigma avvolto nel mistero, la pergamena degli arcani desideri. Un antico racconto, sì, ma che trae radici nella tessitura della storia. Un foglio d'antica pergamena, impreziosito da un sigillo reale e un timbro misterioso, riposa silente. Tuttavia, il suo segreto risiede nella mancanza di qualsiasi traccia di parole scritte. Questo prezioso dono, fatto dal sovrano Ferdinando I d'Aragona alla città, fu un gesto di riconoscenza per averlo salvato durante tempi di guerra. Il monarca auspicava che i cittadini riversassero i loro desideri su quel foglio candido, promettendo di esaudirli personalmente. Curiosamente, le richieste non furono mai presentate, regalando un sorriso al regnante che ricompensò l'incredibile fedeltà della sua città, togliendo ai suoi sudditi qualsiasi tipo di pagamento o tassa dovuta. Oggi la pergamena giace intatta e immacolata, come un enigma senza soluzione nel tessuto del tempo. La leggenda narra che sia dotata di poteri magici, in grado di trasformare in realtà ogni desiderio che le verrà affidato con inchiostro misterioso. La pietra della Sibilla. Tra le maestose vette degli Appennini si cela il segreto avvolto dalla misteriosa aura della pietra della Sibilla, forse un antico altare pagano, sussurrato dalla leggenda come il medesimo utilizzato dalla potente Sibilla. Sibilla, una figura dal potere sovrumano, abile nell'arte di predire il futuro e fungere da ponte tra l'umanità e le divinità, avrebbe dimorato nella grotta della Sibilla, ubicata nella regione degli Appennini nota come Monti Sibillini, in sua venerazione. Indipendentemente dalla fede nella leggenda, la pietra custodita oggi nel Museo della Sibilla nella Villa Curi a Monte Monaco cela enigmatiche incisioni che gli storici, nonostante i loro sforzi, non sono mai riusciti a decifrare. Un velo di mistero avvolge queste antiche iscrizioni, gettando un'ombra indecifrabile sulla storia della pietra della Sibilla. Prima di passare al prossimo oggetto inspiegabile d'Italia, se ti interessano le leggende italiane, i luoghi misteriosi, i misteri in generale, o qualche approfondimento finalmente spiegato facile, come questo o questo, allora ti conviene iscriverti al canale perché sei davvero nel posto giusto. Altrimenti grazie per essere passato di qui. La stele di Caven. Nelle nebbie misteriose della Valtellina, a Teglio, si erge un enigma scolpito nella pietra. L'antica stele di Caven, un enigmatico reperto dall'Italia che cela segreti preistorici. La pietra custodisce l'immagine altamente stilizzata di una figura umana, tracciata con cerchi concentrici e sinuose spirali. Gli eruditi suggeriscono che questa possa essere una rappresentazione astronomica, forse di una cometa o dei movimenti del Sole. Questa figura umana, soprannominata Teomorfo, potrebbe essere la manifestazione personificata di una cometa. Tuttavia, per coloro pronti a abbracciare l'inaspettato, potrebbe costituire una prova di un incontro millenario con una civiltà extraterrestre. Le iscrizioni millenarie sulla stele di Caven si rivelano indecifrabili, aggiungendo un alone di mistero che avvolge il passato remoto e suscita interrogativi sulle connessioni tra l'umanità e le forze celesti, o forse ultraterrene.